Paola Sbardellati, che è una psicoterapeuta impegnata nella lotta contro questa piaga che è appunto la violenza di genere. Ecco, le chiediamo cosa fa e come opera nell'ambito appunto professionale per cercare di ridurre e debellare questa piaga. Allora, io da circa 20 anni lavoro presso l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli e lì, ahimè, spesso andiamo a supportare le donne che sono vittime di violenza e afferiscono all'ospedale presso il pronto soccorso dello stesso ospedale. Purtroppo la violenza è una violenza che non arriva soltanto da un punto di vista fisico ma anche psicologico, e quello che cerco di fare in questo caso anche attraverso questo giuramento con Marina Rapone è proprio quello di aiutare le persone ad essere più consapevoli in qualche modo di quello che avviene loro. Cerco di far sviluppare quello che è una coscienza, perché più delle volte le persone ragionano su quello che vedono e poi se lo dimenticano, danno quasi per scontato che possa essere oggigiorno un evento che accade, ma senza andarne a prendere veramente coscienza. In questo caso la mia forma di aiuto attraverso questo giuramento che viene fatto in questa scuola vuole essere appunto un momento per aiutare le persone, i ragazzi, a sviluppare una maggiore consapevolezza, una maggiore coscienza, perché non bisogna soltanto capire ma bisogna anche sentire profondamente quello che significa intervenire su una donna in modo costrittivo. Questo è quello che cerco da fare da anni e questo è quello che cerchiamo adesso anche con Marina di poter sviluppare anche nelle scuole. E una cosa le volevo chiedere di commentare: le statistiche, insomma, date ci sono, rivelano che la maggior parte, pare 3 casi su 4 di queste violenze sulle donne avvengono negli ambiti familiari. Ecco, voi quindi dalle persone più vicine sostanzialmente, mariti, compagni, a volte anche figli, voi nel vostro lavoro siete riusciti a fare una sorta di studio in qualche modo per capire che tipo di nuclei familiari sono quelli che sviluppano queste pratiche? Sì, abbiamo riflettuto da anni ormai su questo aspetto, perché effettivamente le violenze sono per lo più intrafamiliari. E per quale motivo? Perché spesso si va a intervenire su quelle persone che hanno una forma di dipendenza affettiva ma passiva. Infatti noi psicoterapeuti cerchiamo sempre di far sviluppare alle persone, ma alle donne nello specifico, una maggiore consapevolezza che bisogna avere un legame affettivo ma non subirlo. Questo è quello che è un denominatore comune in tutte le forme di violenza. Intrafamiliari, per quale motivo? Perché è più semplice poter manipolare, poter intervenire su quello che è la psiche della persona, e lì si entra in un circolo vizioso e c'è quello che noi chiamiamo in termini tecnici un doppio legame, quindi la persona rimane praticamente costretta e presa nel conflitto tra il voler bene, il voler difendere e l'odiare il suo aguzzino, a quel punto, che può essere un marito, può essere un genitore. E questo è quello che noi andiamo sempre di più a vedere, e per fortuna aumentano oggigiorno quelle che possono essere anche le denunce che vengono fatte. Però ahimè aumentano anche i numeri, perché aumentano sempre di più le vittime. Questo è quello che noi constatiamo. È possibile riconoscere in tempo una persona che inclina alla violenza, cioè prima che arrivi ovviamente a un evento, diciamo, a esibirsi in un evento fatale, poi anche rappresentato nella performance che abbiamo visto con delle donne che rappresentavano praticamente dei cadaveri sostanzialmente all'interno di un obitorio, cioè queste forme di violenza sono assolutamente imprevedibili, oppure in qualche modo si potrebbe riconoscere proprio l'individuo, la persona, e quindi prendere poi giustamente le distanze?
Allora, normalmente le persone se ne accorgono, però non vogliono praticamente ammettere che si ha a che fare con una persona che può diventare violenta. C'è una forma di comprensione che la persona sviluppa, la donna spesso sviluppa, che è quello di dire ma no, adesso comprende, ma adesso cambia. Si spera nel cambiamento, e il cambiamento non è soltanto in termini razionali, comportamentali, psicologici. Addirittura la donna fa un ragionamento più profondo, e questo viene sempre ovviamente sconfermato poi dai fatti, perché ahimè sì, ci sono i sentori, ci sono i segnali, ma spesso vengono praticamente messi in un dimenticatoio, proprio perché la donna vuole credere che possa esserci un cambiamento, un miglioramento della persona. E quindi, rispondendo alla sua domanda, il segnale c'è, ma viene ignorato, proprio perché uno spera che le cose possano andare meglio. Grazie.